prima di iniziare questo video dovrei fare alcune premesse. Purtroppo non ho avuto modo di avere il gioco in anteprima, quindi sono un po' in ritardo con l'uscita di The Last of Us Parte 2 qua sul canale, ma non mi interessa. Ho portato la prima serie due volte, ho fatto un recap generale in tre grossi appuntamenti che vi siete visti in tantissimi. Quest'oggi, dopo anni di attesa, è il grande giorno. Io non ci sto credendo, sono emozionato perché ho appena finito di scaricare The Last of Us Parte 2 sulla PlayStation e non vedo l'ora di iniziarlo con voi. Non ho assolutamente spoilerato niente a me stesso, non ho visto nient'altro che il trailer e adesso sono pronto e carico per iniziare questa serie walkthrough qua sul canale insieme a voi. L'obiettivo è di portare ogni giorno un appuntamento della serie, poi dipende da voi, se raggiungiamo tanti mi piace in un unico appuntamento magari nei giorni successivi faccio un The Last of Us Day, dove sia a pranzo sia alle 18 uscirà un video della serie, fino a che ovviamente non avremo finito tutta quanta la storia. Sono agitato perché non ci gioco da tantissimo tempo, ho sicuramente perso la mano con questi tipi di giochi, ma sicuramente la riprenderemo insieme. Quindi ragazzi, finita questa premessa, spollicciate a più non posso, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, io vi auguro una buona visione. Ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, avviamo The Last of Us Parte 2 e iniziamo questa avventura insieme. Oh mio Dio! Ok, sto calmo ragazzi, cerco di concentrarmi su ciò che accade. Non ci credo che dopo tanto tempo siamo veramente riusciti a mettere le mani su The Last of Us 2. Cioè, è disponibile per tutti ovviamente. C'è un filmato di una barca. Premi un tasto, tieni. Premuto. Storia. Ah, c'è un filmato di una barca. Questa è la schermata iniziale. Ha una difficoltà in realtà facile. Vogliamo goderci la storia la prima volta che la facciamo. Noi vogliamo goderci appieno l'avventura dopo tanti anni. Io piango, raga. Io piango, ve lo dico. C'è una chitarra e una mano. Madonna, che grafica. Che qualità fuori di testa. Non so cos'è successo. Avrei dovuto portarla dalle luci e andarmene. E invece sappiamo tutti che è andata diversamente. Ma quando attraversi mezzo paese con qualcuno... Oddio, piango! Voleva che la sua immunità non fosse inutile. Forse iniziavo anch'io a credere a una cura. Con chi sta parlando, ragazzi? Oh, forse volevo fare il suo bene. Potrebbe essere suo fratello. Abbiamo trovato le luci. Eh già, è stata una lunga avventura e le abbiamo trovate insieme. E grazie a lei avrebbero potuto creare una cura. Però lei avrebbe perso la vita. Sarebbe stato un problema. Solo che questo l'avrebbe uccisa. Esatto. Dottore! Cosa ci fai? Non puoi... Ehi, col bisturi! È il nostro futuro. Pensa a tutte le vite che salveremo. Ricordate, no, di questo filmato? Mamma mia, l'hanno reworkato graficamente. È tuo fratello, è Tommy! È Tommy! Ok. Santo Dio, Joel. Che cosa hai fatto? Che hai fatto? Lo sapevo. L'ho salvata. L'ho salvata. Ma l'ho scritto io! Io sono dentro al gioco, cioè... Questo è lo sterminio che abbiamo fatto noi nell'ospedale delle luci. Abbiamo ucciso tutte quante le guardie. È il finale del primo capitolo, che tra l'altro abbiamo vissuto qualche giorno fa insieme. Forza, piccolo. Ti tengo. Ti tengo. Non gridare, uscite! Non lasciatelo scappare! Aspetta. È agitato. Maledizione. È un bel casino. Decisamente. L'abbiamo fatta grossa, diciamo. Ellie cosa sa? Bugie. Solo bugie. Le dissi che avevano fatto degli esami.
Mi dissi che... che l'immunità era... Qua sono in macchina. E lei ti ha creduto? Eh sì. Un po' dispiaciuta, ma ci ha creduto. Cioè, in realtà no, gli ha lasciato un po' di speranza. A quanto pare sì. Dobbiamo rientrare. Rientrare dove? Dove sono loro? Lui sta pulendo una chitarra. È a casa sua, non è che vai a giro con la chitarra. È invecchiato un po' il nostro vecchio Joel, eh? Con noi, insieme a noi d'altronde. No, vedo già degli infetti morti a terra. Che cosa brutta. In sella il cavallo e si parte. Mi sa che comandiamo noi adesso. Oh, ragazzi, siamo tornati. Che spettacolo. Grafica upgrade, ovviamente. Colonne sonore sempre incredibili. E questo è solo l'inizio. Dobbiamo riprendere la mano con i comandi, con la visione più o meno in terza persona, con le sparatorie. Quindi adesso il mondo magari è andato leggermente avanti rispetto a come lo ricordavamo, che c'erano le fazioni nemiche che cercavano di farci fuori, di uccidere Ellie. C'erano anche il gruppo di cannibali. Che meraviglia. Chissà cosa è successo, chissà cosa faremo. Chissà quanto durerà questa avventura, raga. Vi voglio connessi sul mio canale ogni giorno, eh. Tieni premuto L1 per galoppare. Ok, così andiamo più veloce. Molto bene. Guardate che spettacolo. Mi sa tantissimo di Red Dead Redemption in questo momento. Mamma mia. Dobbiamo andare laggiù? Questo ovviamente è un infarinamento iniziale. Adesso non so dove ci porteranno. Non so quando rivedremo Ellie. Se rivedremo Ellie. Perché, ovviamente la rivedremo, ma chissà tra quanto. Magari dovremo compiere un po' di missioni, raggiungerla fisicamente. Oppure prima giocheremo con Joel una parte della storia e successivamente giocheremo con Ellie fino a farli ricongiungere. Ricongiungere, non so più parlare. Stazioni di benzina abbandonate. Scenari che siamo abituati a vedere comunque. Niente di nuovo. Tunnel bloccati da macerie, macchine. Siamo quasi, dice Tommy. Stanno presentando tutto il team che è stato dietro ovviamente alla realizzazione di questo progetto, che va avanti da chissà quanti anni. È dal 2017 che hanno fatto un trailer, raga, eh. 3 anni sono passati. Gate East 2. Ciao! Ciao amici, grazie! Sì, sì, siamo tornati. Guarda un po'. Allora hanno creato una civiltà tutta loro adesso. È ripartita la vita. Tranquillo, faccio io. Puoi andare. Sicuro? Sì. Ok. O magari andiamo subito da Ellie, che sarebbe meraviglioso. Riguardo al discorso di prima. Io non avrei fatto diversamente. Mi rassicura questa cosa. Me lo porterò nella tomba se devo. Ah, il segreto intende, ovviamente, non lo dirà mai a nessuno. Bello perché anche il primo capitolo inizia con Joel e Tommy. E il secondo pure. Yahin! Oddio, non vedo l'ora di giocarlo tutto, veloce. Un altro filmato? È a casa di Joel? Questa è una scarpa che indosserebbe proprio Ellie. Se devo essere sincero. È lei! È lei! Sono felicissimo, raga. Quindi vivono insieme? Beh, ha senso. Hanno chiuso il capitolo 1 insieme. Adesso... Ellie? C'ha le cuffiette come me. Guarda, siamo uguali. Io ho innamorato completamente di Ellie. Carine le lucine dietro sulla porta, sul bandone, cos'è? La spaventi? Si è cagata addosso. Gesù, mi hai fatto venire un colpo. Ho provato a bussare, ma... Ehi. Ehi. Che vuoi, Joel?
passavo. Ah, non vivono insieme allora? Questa è casa sua? Sai, tutti quanti parlano molto bene di te, di quanto ti rendi utile. Bene. Sì. L'altro giorno ero a cavallo con Tommy e mi ha detto una barzelletta e ti ho pensata. Era... l'ho dimenticata. Era sugli orologi, il colmo... Joel, scusa, è tardi e devo svegliarmi tra poche ore. Sì, sì, hai ragione. Ora mi tolgo dai piedi. Volevo solamente... Voglio capire che tipo di rapporto hanno loro. Volevo farti vedere una cosa. Dammi solo un secondo. Cosa gli porta? Che cos'è? Beh, gli regala la sua chitarra. Ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Che fantasia! Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi di non ridere. Riderà sicuramente, spoiler. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. Usa L per cambiare accordo. Ok, dobbiamo suonarla noi. Che cosa? Non ho la minima idea di come si faccia. Scorri per suonare. Ah, così? Suono io praticamente la chitarra. È bellissimo. Figo che ti facciano interagire anche in queste cose, però. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this pain of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore. Yes, I believe. And I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. Che romanticone che è diventato Joel, comunque. Un tenerone. Raga, mi sono commosso un po' anche io, che bello. Il loro legame è forte. Beh, non faceva schifo. Lo prendo come un complimento. Lo è. Adesso è tua. Fanne ciò che vuoi. È tua. No. No, 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 no. Non so neanche tenerla in mano. Ho promesso che ti avrei insegnato. È vero. Complicato, eh? Però si può fare. Ok, prima lezione. Domani sera meglio. Deve svegliarsi presto. Ci sto. Ok. L'orologio okay. Rotto, classico. Aspetta. E invece la barzelletta? Ti ha detto che si è dimenticato? Sai qual è il colmo per un orologiaio? Non avere tempo? Non mangiare il secondo. Che trollata. È terribile.
La freddura più che una barzelletta. Notte piccola. E adesso probabilmente ci faranno comandare lei, immagino. Questo è il prologo che ci ha fatto rivedere i due insieme, il loro rapporto. Non stanno insieme, quindi nella stessa casa, che è un peccato in realtà, perché lei sarebbe benissimo essere sua figlia. E chissà quale avventura ci aspetta. Sì, ci siamo! The Last of Us, parte 2! Here we go! Sono emozionatissimo, raga. Quanti filmati ci sono? Voglio giocare! 4 anni dopo? In che senso, scusami? Oh, merda. 4 anni dopo, di già? Cioè, un lasso temporale così già passato? Culo. Ehi. Buongiorno. Scusa, questo chi è? Ancora dormendo, dammi un minuto e mi vesto. Ho sentito che hai Jesse. Avuto una nottataccia. Io... mi ha baciata. Lo sai com'è fatta Dina. Insomma, non voleva. Stavo parlando della lite con Seth. Aspetta, hai baciato Dina? What? Chi è Dina? Pensavo che... ci siamo appena lasciati e già ci provi con lei? Ah, stavano insieme loro due? No. Forse voleva solo farti ingelosire. Io non farei mai... Dio, che imbarazzo. Calmati, ti prendo in giro. Non mi interessa. Va a vestirti. Sei tremendo. Ma è stato un pessimo gesto. Quindi Jesse è l'ex ragazzo di Ellie. Prendi la roba, ok. Mo' come andiamo noi. Ma non puoi annusarti l'ascella così. Allora, la ragazza cosa fa la mattina appena sveglia? Va in bagno. Si sciacqua la faccia, ma non è questo il caso. Dobbiamo andare alla sedia da gaming. Ok. Ah, proprio così. Giubbottino tattico. Pistola in tasca e si va a fare un giro con gli amici. Certo. Quelle cose sono le lezioni di chitarra, forse? Ha preso degli appunti? Va bene. Non mi serve altro, immagino. La pistola abbiamo presa. Praticamente viviamo in un monolocale. Però carino. Cioè, un po' in disordine, però ci sta. Comunque Ellie, adolescente, tutto regolare. Che cos'è questo? Zoe, le sveglio? Coltello. Hanno avvisato degli infetti a nord. Maria l'ha mandato a vedere con Tommy. Che sfiga. Sì, dubito abbiano dormito molto. Di sicuro meno di... Ma perché ha chiuso la porta? Smettila. Stavo per alzarmi. Cioè, potevi vestirti anche con lui. Davvero? Davanti, nel senso che si è messa alle scarpe. Sì. Quindi si parte. Coltellino, pistola. E insieme a Jesse, che è il nostro ex ragazzo, mi sa che dobbiamo raggiungere Joel. Sulla bocca di tutti. Perché? Correggimi se sbaglio. Hai baciato te? Eh sì. Mi ha baciata lei. Ciò ha spinto Seth a definirti con una parola spiacevole. Certo. E Joel l'ha steso. L'ha solo spinto. Poi te la sei presa con Joel. Questa parte non mi torna. So difendermi da sola. È stata una serata assurda. Chissà che spasso. Allora, qua coltivano ovviamente dentro il paesino. Ehi. Si conoscono tutti, ovviamente, una comunità di sopravvissuti, buoni però stavolta, quindi senza cattivi che rompano le scatole. E hanno avvistato degli infetti a nord e noi dobbiamo andare probabilmente a ripulire la zona, immagino. Ehi, quindi nessun problema, giusto? Tutto regolare. Tra noi due? Sì, certo. Io e Dina abbiamo chiuso. Ah! Lo so, ma non vorrei pensarsi che... Ellie, nessun problema. Stava con lei o con Dina? Non ho capito, avevo capito fosse il suo ex. Questa è la piazza centrale, l'incrocio principale. Noi siamo a Shibuya. Che bello. Non c'era molto contatto con gli umani nel primo capitolo. Oh, ciao. Cioè sì, c'erano le luci, però... Cioè, noi dovevamo rincorrerle praticamente, scappare dai cattivi. Dov'è che stiamo andando? Okay, Tipsy Bison. Apro io? Apri tu ogni tanto, fai il gentiluomo. Vuoi fare colazione? Beh, why not? No. Sì! Dov'è Maria? È di là. Chissà se potremmo muoverci anche all'interno della città, Ellie, del paese. Eccoti, vieni. Seth ha qualcosa da dirti. Non ho voglia di stare a sentire quel bigotto. Fallo per me. Ti prego. Okay. Seth chi è? Tipo il capo paese? Seth, vieni. Il capo della locanda, forse. Fanculo. Ciao, Seth. Hey.
Senti, ieri sera è solo che ho bevuto troppo. Certo. E voglio chiederti scusa. È gentile. Maria mi diceva che tu e Dina siete di pattuglia. Io ho fatto dei pezzi. Buoni! Li prendo volentieri, grazie. Di carne. Grazie, Seth. Già, beh, allora... sta attenta. Sì. È un bel passo riconoscere i propri errori. Che cosa hai lì? Cibo. Baguette bigotte. Che profumo. Sono tue. Sicura? Certo. Vi accompagno fuori. Ok. Let's go. Secondo me è un giocone. Fuori di testa. Il capolavoro è tornato. Quando uscirai voglio che tu dia il cambio a Tommy e Joel. Quei due sono in ballo da troppo tempo. Dove li trovo? Sali all'avamposto di Nord-Ovest. Loro arriveranno in giornata. Ma occhi aperti. Ormai gli avvistamenti di infetti non si contano più. D'accordo. Volevo controllare la zona del torrente. Dovrà farlo qualcun altro. Ellie, conosci la zona? Non molto. Dina c'è stata spesso. Vi manderò insieme. Allora, io cerco di parlare il meno possibile, ovviamente, perché voglio sentire i dialoghi, Ellie, per bene. Posso parlarti un secondo? Parliamo. Dimmi. Non so che problemi abbiate tu e Joel. Maria. Lui ti vuole bene sul serio. Sono certa non intendesse... È tutto ok. Sicura? Sì. Ok. Ok. Scusa l'invadenza. Sta attenta. Grazie. Dovresti dirlo a me! Ehi, stai Dina, attento. Le assegnazioni! Dammi un minuto! Ah, lei è Dina, quindi. Puoi portare la tua ragazza alla stalla. Oh, mio Dio. Problemi di cuore. Ehi, Dina. Posso parlarti? Ehi, ragazzi, io devo andare. No. Ma poi torni. Ehi. Ehi. Volevo scusarmi per essere scappata ieri sera. Oh, è tutto ok. Sì, lo capisco. Io... è che mi sento in colpa. Perché? Perché ho cominciato io e... insomma, non avrei dovuto baciarti di fronte a tutti. Eri ubriaca, succede. Beh, comunque non voglio che tu pensi... No, non ho pensato niente. Non... Lo sai perché mi piace? Perché mi lasci finire le frasi. Va bene, forse dovremmo andare adesso. Sì. Ai! Ma che cavolo! Io non sto giocando! Ehi, te la fai sotto? Te la fai sotto! Guerra di palle di neve? Io ci sto, eh. Gli diamo una lezione. Ma devi andare a controllare il fronte nord. Pronti a scappare, stronzetti. Merda, nascondiamoci. Via, via. Ok, 0 di 10, dobbiamo colpirli. Lancio veloce R2, sennò devo mirare. Pum! 1-0. Eccoti. Poveraccio, ti distruggo, bello. E pum! E siamo già a 2. Mi piacciono queste cose easy che fanno, che rendono tutto un pochino più leggero in questa post-apocalisse. Yeah! E siamo già 4-0? Ma poverini! Ma poveri bambotti! Come osi! Come osi! Pivello! Mi hai mancato, nanerottolo! Vieni qua! Pom! C'ho il tracking! Non sfuggi! E mi ricordo comunque qua girarsi nei combattimenti è complicato! 7-10! 8-2! Poracci! Dove è andato? Vieni, vieni! Qua dietro, pensi di salvarti così? Oh! Me l'ha tirata in faccia! Alex. Come ti permet... Ci stanno facendo il comeback! Eh no, bello! A casa! Non vale! Togli qua la mamma! Ehi! No. Hey. Piaciuto? Oh! No! Prendila! Aiuto! Questa me la pagate! È un po' di serenità! Lasciate la vostra ciottoli! Ellie! Va bene, basta così, abbiamo da fare ora! Oh. No! Me la sono cercata, eh? È stato divertente.
Andiamo. Sarà anche l'ora, che dici? Dobbiamo proteggere il paese, invece di stare a giocare con le palle di neve. Jesse vuole che seguiamo il torrente. Lui sostituirà Joel e Tommy. Oh, è bello che ci abbia messo in coppia. Chissà perché. Che sarà questo percorso? Che cos'è che dobbiamo Buongiorno, fare? Ragazzi. Un giro a cavallo? Buongiorno. Ciao amico. Bevi, eh? Fa freddino. Abbiamo lasciato quella neve e c'è ancora la neve. Porto dentro. Grazie. Che qua c'è il maneggio, quindi. Immagino che avremo il nostro cavallo. Sicuramente. Che si fa? Ah, devo parlare con lui. Sì, brava. Guarda chi c'è. Grazie. È proprio lui? Forza. Ok. Adesso succederà qualcosa di imprevisto. Chissà se mi ricorderò il nome del cavallo. Guarda che è arrivata. Sì, sì, sì. Uno per te. E uno per te. Thank you. Si va in missione. Datemi non ne ho voglia. Ci sono gli infetti. Ok. Conoscete le regole. Seguite il percorso, compilate il registro, sterminate gli infetti. Semplice. Se vi trovate in serio pericolo, rientrate. E se non possiamo rientrare? Usate la testa. Bene. Andate. Beh, qua iniziamo a fare sul serio, quindi, da questo momento in poi. Ci sono i combattimenti. Mannaggia, devo fare headshot, raga. Dobbiamo assolutamente ucciderli ammazzandoli in testa. Se no questi non muoiono mai, sprechiamo un sacco di colpi. Mi fanno fuori, non voglio morire. Voglio essere il migliore. E quindi questa è la conclusione del prologo. Adesso mi faranno combattere, immagino. No? Ha proprio un cut netto così, andiamo diretti da Joel? O alla fine della giornata, insomma. Non mi dispiace, non combattere gli infetti. Capiamoci. Tanto ci sarà l'occasione, non vi preoccupate. Piccolo incubo. Chissà cosa stava pensando. Magari quando Joel è caduto di sotto, perforandosi lo stomaco con un tubo. Ehi, chi è quello in piedi là? Potrebbe essere proprio Joel in realtà. No. Non è Joel. E non è Ellie. Chi sono? Cosa sta Ma subendo? Che braccia? Ho detto qualcosa. Donna. No, però. Che significa? Digrignavi i denti. Uomo. Dove sei stato? Prendi lo zaino, ti mostro. Sono molto confuso, ragazzi. Cosa? Fidati. Non sembra Ellie. Perché la chiamano donna? Datele il nome. Forza, di qua. E sono un attimo turbato, cioè non mi sembra Ellie. E non c'è scritto Ellie. Perché non aspettiamo che faccia giorno e più caldo? No. No, non possiamo. Non puoi dirmelo e basta. Questa devi vederla. Cioè, è strano che ci facciano utilizzare dei personaggi che non conosciamo così dal niente, senza introdurli. Particolare come scelta, perché in realtà nell'altro capitolo abbiamo giocato solamente con Ellie e Joel. Perché vieni qui da solo in mezzo al nulla? Sono inquieto. Anche tu? Più ci spingiamo a sud, più migliora, pare. Vuoi proseguire? Pensi di scendere fino in Messico? Ci ho pensato. C'è anche la città di Manny. Sì, dubito possa reggere le sue storie. Sì, no, forse no. Che salto che ho fatto. Hai fatto tutto al buio.
Sì. Forza. L'unica cosa che mi viene a pensare è lo siano un altro gruppo di sopravvissuti che cercano di ricongiungersi in una città come quella, nella resistenza. Sembra fuori di sé da qualche giorno. Se la caverà. Che spettacolo. Smettila di fare lo strano, non mi piace. Non solo. Raga, suoni e grafica fuori di testa, in ogni caso. Mamma mia. Stai lasciando con me? Cosa? No. Ti piacerebbe. Avrei già dato, grazie. Uepla! Dai. Non siamo tutti aggraziati come te. Chiaro. Ma cosa... Te la caverai. È troppo alto. Andiamo. Dove stai portando? Dove stiamo andando? Terrorizzatele! Ehi, guarda me. Abby. Abby. No, non guardare. Sappiamo il nome, raga. Ma Owen, noi non abbiamo conosciuto questi personaggi, sono confuso. È un modo per esorcizzare le paure. E se ti esorcizzo i denti dalla bocca? Abby, adulatrice. Quando passi vicino a un albero cade la neve dalle foglie. Cioè, capiamo? Che bello. Dove mi stai portando? Ah! Ci siamo. Beh, dove siamo noi di base, no? Sì, è qui. Dovreste essere felici. È una città, cazzo. Già. L'hai detto a qualcuno? Volevo fossi la prima. Lui ha la faccia da buono. Uomini armati sono andati a un avamposto, laggiù. Ci sono altre postazioni nel mezzo. Hanno elettricità, armi. Che figata, no? Unitevi. Sono davvero in tanti. Cosa pensate di fare? Di mettervi contro di loro? Troveremo un modo. Ma per fare cosa? Ma questi chi sono? Ok. Ammesso sia qui, come lo troviamo? Come lo troviamo chi? Possiamo catturare una pattuglia, farla parlare, poi... non lo so, gli tendiamo una trappola. Già, ok. Sono certo che vuoteranno subito il sacco, sì. Li convinceremo. Ma ti ascolti. Ok, il tuo piano? Chi stanno cercando? Che cosa ti succede? Mel è incinta. Bravo, siamo contenti. Auguri ai figli maschi. Ok. Ma non è solo questo. Dovrei congratularmi. Quando vedranno la città, si tireranno indietro. Li convinceremo, giusto? Sono i cattivi. Bene. Cazzo, sapevo di non potermi fidare. Abby, voglio quello che vuoi tu. Ma non ad ogni costo. Ehi. Fermo. Vogliono Ellie. L'unica cosa che posso pensare è che vogliano Ellie. Ma solo come fanno a sapere di Ellie. Però hanno detto lui, se non sbaglio, non lei. Magari cercano Joel per avere Ellie. Potrebbe avere senso. Poi Joel è un po' più vecchio, quindi più fragile. Forte però Joel, Ne ha passate tante. Va da sola? Sì. Va decisamente da sola. Cioè, io devo andare? Ma io non voglio comandare un cattivo. Non mi piace questa cosa. Non mi frega un cazzo. Io non ho bisogno di nessuno. Ok. Continuiamo allora. Vado per conto mio. Da qualche parte sfoceremo, no? Non so che caspita dovremo fare, ma lo scopriremo. Sali qua, vai, che forse è meglio che se passiamo di là. Fai un volo di sotto e non ti trova più nessuno. Ma qua la situazione, sbaglio, sta peggiorando a livello di clima. Cioè, la tempesta sta peggiorando di brutto. Tra poco non riusciremo a sopravvivere. Tra freddo e nebbia mi sono già perso. Buono. Dobbiamo fare questo salto probabilmente. Volare.
No, ha lasciato i denti sul muro. Secondo tentativo, con lo scatto ha funzionato. Non me l'aveva detto prima che potevo farlo. Che diavolo stiamo andando? Sicuro incontreremo Ellie e la sua ragazza. Che non è la sua ragazza. Ho messo incinta me. Lei è arrabbiatissima per questa cosa. Oh, perché ha preso la pistola? Oh cavolo. No, 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 non bello. Sei vivo. Non credo che sia vivo, detto sinceramente fra me e te. Messo decisamente male. Aiuto. Guarda quanti cadaveri, raga. Si sono tutti infetti. Abbiamo solo 5 colpi nel caricatore. Io vi garantisco per esperienza personale che a breve dovremo combattere. Magari spunterà proprio dietro a questo muro. Siamo pronti a tutto. Okay. Cazzo. Levala. Levala, dai. Avanti. Oddio. No, gli infetti no. Devono fare un The Last of Us 2 senza infetti. Calmi, calmi, calmi. Lo sto premendo. Non dovrei essere preoccupato per lei, sei una cattiva. Sparagli in testa. Schiva un po', mischia. Che devo fare? Devo prendere a pugni? Guarda che ti faccio fuori, eh. Sapere che posso farti fuori a pugni è bellissimo. Non mi serve manco il coltello. Ma non ce ne sono altri, vero? No. Boom. A casa un colpo secco. Io non volevo combattere con gli infetti. Mannaggia. Lei è arrivata da qua, è sicuramente di qua. Un altro. Eccoci. No, iniziamo già. Mannaggia la miseria. Ok, ok, a pugni. Che brutta storia. Che brutta, brutta storia. Mannaggia la miseria, li odio. Ma mi fanno paura i loro versi. Cioè, mi mettono inquietudine, ansia. Ho un colpo in questo momento. Cazzo. Che dici, entriamo? Vai, magari qua non ci sono arrivati. Equipaggio e kit medico e curati. No, per così poco? Ma in realtà non ne ha bisogno, non è necessario. La torcia è sempre R3, schiacciando il tasto. Abbiamo trovato un mini rifugio e dei colpi. Com'è che si ricaricava? No, così. Non riesco. Ricarica R2 così. Posso spostare in qualche modo queste cianfrusaglie? Per piacere? Tieni premuto tondo per stenderti. E dove si va qua? Ah, proprio sotto sotto. Per stare proprio al sicuro. Pessima idea, Eddie. Pessima idea, Stepney. Eh? Pure qua? Mannaggia. È morto? Sì. La cosa che odio di più. I runner che ti arrivano addosso a corsa. E ti fanno paura perché urlano. Questo non è cambiato, raga. Non cambierà mai. Mi piace tutto il resto, per l'amor di Dio. Ma i mostriciattoli che ti corrono addosso, no. Per nulla. Mi sa tanto che li combatterò a pugni, eh. Preferisco piuttosto che sprecare i colpi. Okay. C'è un'altra casetta. Non è lontano. Non è lontano cosa? Scivoliamo dentro. Vediamo un po'. C'è qualcuno. Spegni la torcia per piacere. Possibile? Tieni premuto R1 per ascoltare. Ah, ok. Sensi. Muovi in posizione coraggiosa per vicinanza e ucciderli con il triangolo. Vabbè, questo lo conoscevamo già. Magari spengo la torcia perché è un runner, non un clicker. Quindi ci vede. C'è solo lui, vero? Spero con tutto il cuore di sì. Piano piano. Gli arriviamo dietro. E questa è la cosa più bella di tutte. Eliminazione furtiva. E ciao. Dai, dai, dai. Mettila di soffrire, che è meglio per tutti. Ce n'è un altro, buono. Puoi fare come prima. Zitto, calmo. Non ti muovere che vai verso un altro infetto. Sì, 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 sì. Don Duresci. No, no, fermati. Mannaggia miseria, quando si allontana non va per niente bene. Ok, ok, ciao. Adios. Va tutto bene. Va tutto bene. Dei colpi, dei colpi, dei colpi. Oh oh, oh oh. Questo vorrà combattere. Pugno in faccia a casa. Ricarica sta pistoletta. E possiamo proseguire. Siamo vivi? Che bello. Sono persa? Guarda, è routine per quanto mi riguarda. No, ancora.
How many much of them? Se spari attiri l'attenzione di altri, giusto? Quindi non lo facciamo, non ne vale la pena. Non ne vale per niente la pena. Lo afferri e lo elimini molto furtivamente. Però li ammazzano più piano piano, li fa un po' soffrire. Io finché non vedo un clicker sono anche contento, ok? Qua ce ne sono tre da ammazzare. Devo stare molto attento. Beh, col rumore del vento non possono sentirmi fino a prova contraria. Quindi noi li eliminiamo piano piano. Non abbiamo fretta. A casina. Ciao velo. Solo che non capisco per quale motivo io debba aiutare un personaggio di una fazione nemica alla nostra. Vogliono rapire Ellie probabilmente. Oh oh oh, ciao bello, ciao ciao. Mi sembrano un po' più scemi i runner rispetto a una volta. Però abbiamo messo facile, quindi può darsi che sia per quello. Altrimenti ci salterebbero addosso. Tipo lui manco già visto. Io non ho raccolto le munizioni e sono importantissime. Non ti succederà niente di sbruttus. Adios. E questa è fatta. Saremo vicini adesso all'avamposto, immagino, Colpi li metti da parte, qua strisciamo un po'. Fa che siano finiti. Lo spero con tutto il cuore, guarda, sono il primo a sperarlo. Ho detto che il tempo sarebbe peggiorato piano piano. La bufera inizia a distruggere ogni speranza di sopravvivenza. Ci sono delle impronte però e non sembrano di infatti cavalli. Dov'è la pattuglia? Magari sono tornati a casa con questo brutto tempo, non valeva la pena rimanere a giro. Oh! What is happen? Black screen vuol dire solo filmato. E adesso sicuramente torneremo ad Ellie. Ci metto la firma. Esatto, c'è il cavallo. Qua non c'è la tempesta, quindi immagino che sia da una parte molto diversa. Ti sto dietro? Eh sì, però ragazzi, nel prossimo episodio. Cari amici, abbiamo giocato i primi 40 minuti del nuovo capitolo. Ovviamente dobbiamo capire tantissime cose. Abbiamo deciso di giocarlo a facile perché voglio godermi tutta quanta la storia, ascoltare i dialoghi, anche quelli che ci sono di intramezzo per raggiungere un punto, per avere chiarezza su ciò che andremo ad affrontare, perché io presumo, non ne sono sicuro, non lo posso sapere, che con questo secondo capitolo ovviamente si chiuda la saga di The Last of Us. Quindi voglio sapere tutto ciò che c'è da sapere. Ovviamente domani avrete il continuo, nuovo episodio. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine. Siete sicuramente i migliori, quelli che ci tengono di più alla serie, anche perché qualcun altro, come vi ho detto, l'avrà già fatta. Sicuramente avrete già visto qualcosa. Io vi sarò infinitamente grato se deciderete di accompagnarmi in questa avventura. Vi saluto, vi chiedo di lasciare un bel mi piace, commentare, iscrivervi al canale se ancora non avete fatto, attivare la campanellina. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. È arrivato The Last of Us 2 ed è iniziata la serie Walkthrough. Io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video. Qua sempre è tutto. Bye! Che bello! Che è? No, registro subito il secondo, immediatamente. Hmm.